So che oggi a Roma c'è questa manifestazione, mi dispiace insomma che siate così tanti. Mi dispiace che siate così tanti, belle. Io leggo un piccolo comunicato che esco subito. Io, popolo, io sono un industriale di merda. Io produco merda, distribuisco merda, vendo merda all'ingrosso al dettaglio. È bastato osservare quanta merda c'è nel mondo e se è un elemento presente a ogni livello della nostra società. Ci sono persone che vivono in case di merda, costruite in quartieri di merda, abitazioni che lasciano la mattina per andare a fare lavori di merda, alle dipendenze di padroni di merda. Per molti la vita stessa è una vita di merda. E tutta questa merda è in balia degli eventi, così io l'ho raccolta e ne ho fatto un prodotto tutelato. Oggi la merda ha un marchio e io sono il padrone. Forse avrete fatto caso che abbiamo già incominciato da tempo a sostituire numerosi oggetti, concetti e realtà con realtà, concetti e oggetti di merda. Vi ricordate com'era la scuola qualche anno fa? Vi ricordate i bambini che entravano ignoranti e uscivano che sapevano leggere, scrivere e far di conto? A quel tempo la scuola era fatta di sapere, curiosità, scienza, letteratura e disciplina. Oggi questi prodotti sono stati sostituiti come le pietre focaie con l'accendino usa e getta. Oggi la scuola è una scuola di merda. Avete memoria degli ospedali, i cittadini che entravano rotti e vi uscivano sani. Oggi gli ospedali sono una fabbrica di precari. Ci entri, le prime 10 persone che incontri hanno 10 contratti diversi. Uno lavora per una società in appalto, un altro fa parte di una cooperativa di cui è socio solo per fregare il fisco e quando è stato assunto contestualmente al contratto ha firmato una lettera di dimissioni in bianco. Un altro è un somministrato in affitto spedito da un'agenzia interinale. Il successivo è un lavoratore a progetto e quell'altro ha la partita IVA. Poi c'è il medico che fa visite private a spese del privato cittadino nella struttura pubblica, ma non ha tempo per visitare pazienti che hanno l'esenzione e via discorrendo. L'ultimo che incontri è finalmente assunto a tempo indeterminato nell'ospedale. E quello è lui, quello che ha tutti i sacrosanti diritti, a norma di legge, delle disponibilità per ripagare malattia e gravidanza, infatti lo riconosci perché è quello che dorme. O firma il cartellino, fa la presenza e intanto se ne va al bar o a fare la spesa o a fregare la carta igienica. E tutto questo baraccone è un secchio dove pescare voti per le prossime elezioni. Una volta gli ospedali erano fatti di cura, rispetto per la persona, oggi li abbiamo trasformati in ospedali di merda. Io sono un industriale di merda, la merda la mia prodotta è ovunque, tra pochissimo sarà indispensabile come ora è il petrolio. E come il petrolio io incomincerò a produrne sempre di meno, a applicare restrizioni, controlli in maniera da far salire il prezzo. 50, 60, 100, 200 dollari ogni barile di merda. Servirà sempre più merda per fare prodotti di merda, da trasportare su strade di merda, con automobili, camion e aeroplani di merda che producono un'aria di merda. Finanzieri e politici di merda gestiranno banche di merda e assicurazioni di merda con le quali la gente perderà capitali e dignità. Il contribuente affogherà nei propri debiti, sarà con la merda fino al collo. E tutto ciò accadrà nel sofisticato silenzio della confusione mediatica. Ci sarà un momento che qualcuno ci potrà fermare, ma non lo farà. Non lo faranno gli intellettuali che parlano un linguaggio di merda, né i giornalisti pagati dai editori di merda per scrivere sui nudi giornali di merda. La merda sarà ovunque e sarà indispensabile per fare ogni cosa. Allora noi chiuderemo il rubinetto. Sarà complicato perché la merda, a differenza del petrolio, è inesauribile e prodotta da tutti. Ovviamente la Chiesa sarà al nostro fianco, una schiera di sacerdoti e stregoni, dai maggiori monoteismi ai più piccoli animismi e superstizioni di carattere etnico, saranno con noi, parleranno ai poveri, li convinceranno a indossare cinture di stiticità, mutande blindate che occludono l'ano, convinceranno i poveri a non cagare come li hanno convinti a non farsi le pippe, diranno chi caga diventa cieco. Col tempo la razza si evolverà, continueranno a cagare soltanto i ricchi, chi continuerà a detenere il potere della defecazione diventerà la nuova aristocrazia, una classe che avrà nel proprio stesso corpo una zecca inesauribile, produrrà capitale ogni mattina dopo il caffè e la sigaretta. Saranno i nuovi nobili e come nel passato si distingueranno per una precisa peculiarità, naturale e organica, una volta era il sangue blu, adesso è la merda. I poveri invece non avranno accesso a questo prezioso capitale, i poveri, come si diceva un tempo, nasceranno senza culo. Io ricordo una vecchia battuta, diceva, la vita è come la scaletta delle galline, corta e piena di merda. Allora io vi annuncio che anch'io ho fondato un nuovo partito e quella scaletta sarà la nostra bandiera e quelle galline cacone saranno il mio staff elettorale, la futura classe dirigente. Gioite, il futuro è una merda e lo stiamo costruendo per voi. Grazie. Grazie a Scanio Celestini.